Gara Junior è in corso di svolgimento da alcuni minuti, Team Vollenberg è al comando della classifica provvisoria, seguito da Leonardo Cover in seconda posizione, i portacolori della Sportivi del Ponte, Cover al comando in questo momento, poi Vollenberg, poi il numero 2 di Tommaso Dalla Valle, il numero 3 di Michele Chiandussi, sono tutti là. La categoria che sta animando questa seconda parte del 16° ciclocross internazionale del Ponte, gara Tommaso Bettuzzi che ha vinto Spitaletto, Federico Ciolin che ha piazzato 5 secondi posti nel corso della stagione, Federico Ciolin azzurro a tavola ai campionati europei di ciclocross, Loris Conga due vittorie a Grumo Nevano ad Acqui Terme, Leonardo Cover ha vinto a Bolzano, secondo domenica a Silvelle, Tommaso Dalla Valle ha vinto a Schio e poi ancora da seguire Emanuele Uez, due volte terzo quest'anno, Marco Pavan che ha vinto a Sarri in provincia di Aosta e poi abbiamo ancora Luca Pescarmona, secondo a Sarre, Gabriele Spadoni, quarto Numana, Davide Toneatti che ha vinto ad Asiago, assente, grande assente, il plurivincitore della categoria, Filippo Fontana impegnato in Spagna, in una gara internazionale, attenzione perché gara davvero interessante quella che stiamo, come tutte quelle che abbiamo
visto stamani, a partire dalla categoria amatori e poi le gare giovanili, che hanno per certi versi confermato certi verdetti, per altri hanno portato altri nomi a salire sul gradino più alto del podio. È il ciclocross del Ponte che festeggia i 16 anni da quando decisero gli amici del Ponte di portare questo spettacolo del ciclocross tra i vigneti e i filari di Faesio Diodetto, meglio di Borgo Baratin, per questa prova del circuito Mastercross Selle SMP e prova del 38esimo trofeo Triveneto di ciclocross. Sempre Cover al comando con Dalla Valle in seconda posizione, chiude con il numero 8 Marco Pavane, poi Tim Pollenberg. Nelle prime posizioni sono in 7, ma devo dire che sono davvero tutti molto vicini. Aumenta l'andatura per quanto riguarda questa categoria. Percorso che è reso ancora più scivoloso da questa pioggia molto fine, ma penetrante. Belle le immagini che sono proposte dalle telecamere, ricordiamo, entreremo in diretta a partire dalle 14.20 fino alle 15.50. E sono qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutti a sede. Tutti a sede. Luca, qui a sede.
Enrico Ciolin del team Velociraptors. Porta lui al comando in questo momento davanti a Tommaso Della Valle, il portacolori della KTM, anche di SMP Dama, Leonardo Tover, Sportivi del Ponte, Marco Pavanna, state le strade verso Livi dei Guerciotti, Emanuele Ues, KTM Profet Dama, del Vestico Pollenberg, Davide Toneatti, del Jams Bike Team Buia, Tommaso Bettuzzi, Sell Italia Guerciotti Elite, Loris Conca, Cicli Birighello SD, Luca Pescarbona, cadrezzate verso Livi dei Guerciotti, queste sono le prime 10 posizioni, ora sono a fianco dell'argine nel tratto in contropendenza. Viene reso ancora più difficile dai passaggi precedenti, fa vedere in questo momento Emanuele Uez, lui ora a portarsi al comando, scendono dalla bicicletta in questo momento proprio perché è impossibile rimanere in piedi in quel tratto. Tempo di passaggio del primo giro, 8 primi e 7 secondi. Sono ora chiusi in 10 secondi i primi 11. Sempre Uez con Ciolin, con Pavanna, con Cover. Stanno cercando di forzare il ritmo. Sempre sotto la spinta di Emanuele Uez, traiettorie diverse scelte dai battistrada. La camera fissa che inquadra I primi sei atleti al comando. Ora si scende dalla bicicletta per superare i due ostacoli artificiali che sono stati allestiti sul tratto del percorso. Si alza sui pedali Uez, sta guadagnando qualche metro prezioso, dietro di lui Federico Ciolin. Piano per Emanuele Uez, guadagna qualche metro importante Uez, ritorna nella sede stradale per poi ritornare all'interno del prato e poi arrivare tra poco a portata visiva di Roldano Brion. Uez al comando, Pavan in seconda posizione, Cover in terza. E vedremo se rispetteranno queste posizioni anche qui dove mi trovo, perché sappiamo postazioni che possono cambiare metro dopo metro, perché le insidie sono tantissime che presenta questo terreno, soprattutto i tre passaggi negli argini proprio di fronte alla postazione qui dove mi trovo. Postazioni, punti molto spettacolari anche per il pubblico, con i migliori. Thank you.
Ancora piuttosto fluida lì nelle primissime posizioni, per attendere ancora qualche tornata prima di vedere una selezione definitiva in vista del traguardo finale. Mancano tre giri al termine, è iniziato il terzo giro in questo momento e sono parecchi nel ciclotron. È un tratto, quell'incontro in pendenza, dove devono davvero il primo dei due, il primo, qualcuno riesce a rimanere in bicicletta, il secondo questo assolutamente no, e quindi a conferma di quanto dicevi poc'anzi, affermavi poc'anzi, si prova anche se conviene stare in piedi o se conviene stare in bicicletta o andare a piedi, anche per quanto ci siamo detti stamani prima di iniziare. Cover in seconda posizione con Luca Pescarmone in terza e Tommaso Dalla Valle in quarta. A beneficio di chi da poco ci ha raggiunto a Borgo Baraldin, Paedio Derzo, in corso di svolgimento la gara riservata alla categoria juniores maschile del 16° ciclocross internazionale del Ponte, organizzato dagli sportivi del Ponte. Primo piano ancora per Emanuele Uez, dorsale di gara numero 10. Deciso, convinto, si è girato solo una volta nel giro precedente, in un tratto dove poteva farlo comodamente senza rischiare di perdere equilibrio dal suo mezzo, che sta conducendo comunque in maniera davvero
perfetta, il colpo di pedale è un bel colpo di pedale, ma attenzione perché dietro non ci sono i signori, nessuno. Natura davvero sostenuta il secondo giro, 7.55, 7 minuti e 55 secondi il tempo di percorrenza del secondo giro, ora si scende dalla bici per superare gli ostacoli artificiali, Cover in seconda posizione, in terza Dalla Valle. Un bel colpo d'occhio sempre quello che ci viene proposto dalle telecamere fisse poste lungo i 2800 metri del percorso. Dalla Valle sta rientrando nei confronti di Cover. Usciranno da breve di nuovo a portata visiva, eccolo qui il numero 10 di UES, Cover, dorsale 4, Dalla Valle dorsale 2. Nuovamente il tratto d'asfalto, pubblico che continua ad arrivare per incitare, per vedere lo spettacolo che ha offerto, ci ha offerto dal ciclocross, 16° ciclocross internazionale del Ponte, Junior in gara, UES al comando, Cover in seconda posizione. Ceolin in terza, Dalla Valle in quarta, in quinta posizione Marco Pavan. Eccolo UES, tutto solo al comando. Arrivano gli inseguitori. Uno alla volta, si presentano le spalle del battistrada. Sono
la Marco Fumecchi, la seconda a Pogacar in Danimarca. E la terza prova a Bremen in Germania, vinta da Finn Rohr, due successi per l'olandese Rohr e un successo per il ceco Thomas Kopecky. Ma ritorniamo con un mio voto al ciclo cross internazionale del Giappone, a Paese Lerno, Fuente al comando, per comunque ulteriore passaggio, vedono due cili al termine, voce in ordine, Fuente. Cover, Dallavalle, Togliatti, Bentussi. Cover si avvicina a Cover. Davvero troppo incerta, due giri per chi transita in questo momento. 7 minuti e 58 secondi, il tempo di percorrenza del giro precedente. Il giro più veloce è il secondo, quello di Uwe, 7:55. Dalla Valle con Soneatti, Davide Soneatti e poi Tommaso Bertuzzi, le società Emanuele Uez, KTM Protec dell'SMP Dama, Cover, Leonardo Cover, Sportivi del Ponte, Tommaso Dalla Valle, KTM Alchemist dell'SMP Dama, Davide Soneatti, James Bike, Team Buia, Tommaso Bertuzzi, Shell Italia, Guerciotti, Elite, Marco Pavan, Cadre State verso l'Inide, Guerciotti, così come Luca Pescarmona. La E-Racer Top Level Augsburg per Tim Vollenberg, gruppo sportivo Alto Adige per Luca Dallago, Federico Ciolini in decima posizione, numero uno del team Velociraptors. Cover che supera in questo momento US nel tratto a piedi, nel tratto in contropendenza a piedi, Cover al comando, US in seconda posizione, Tommaso Dalla Valle in terza, in quarta battuta Davide Soneatti. Tommaso Bertuzzi rimane in quinta posizione. Ha scelto una traiettoria diversa, Cover, nel tratto a piedi in contropendenza. Infatti, come dicevamo, gara ancora molto lunga, situazione fluida, quindi abbiamo detto potrebbe cambiare in vista del gran finale. Gli stacchi non sono poi così ragguardevoli. Parlavi prima, Paolo, delle varie competizioni all'estero. Bisognerebbe che la federazione dasse la possibilità di gareggiare molto all'estero, pur prendendo qualche batosta, ma bisogna conoscere le altre realtà dei circuiti, dei terreni, perché a parte il circuito ci sono anche i terreni diversi. Quindi bisogna imparare a correre molto anche con concorrenti che dopo ci troviamo nelle varie manifestazioni internazionali. Allora, attendiamo un nuovo passaggio, vedremo come si è stabilizzata la situazione in questo giro. Rimangono incollati l'uno all'altro, sia Uez e Cover. Sembra di percepire che nei retti fili sta volendo un rapporto più lungo, più pesante Cover, mentre molto più agile Uez, ma questa è una percezione dal monitor di servizio che abbiamo in postazione. Uez ritorna al comando, Cover in seconda posizione, ma è proprio Uez che sente il fiato di Leonardo Cover sul collo. Uez gareggia con il numero 10, Cover con il numero 4. Eccoli qua, Fausto Scotti, Luigi Bielli. Eravamo anche appuntamento, qui dicevo ci sono tre posti spettacolari. Allora Fausto, dicevo prima, bisognerebbe che la federazione vi dasse la possibilità di gareggiare molto all'estero, perché a parte il circuito, il disegno del circuito, ci sono anche i terreni diversi. Beh sì, adesso stiamo puntando a selezionare gli atleti e la prossima settimana cominceremo a fare la prova di Coppa del Mondo di Namur e successivamente il Roger, quindi cominceremo a fare una serie di atleti e cominceremo a scegliere già da oggi. Zolder nel 2002 che ha portato fortuna con Cipollini, con i professionisti, tutti con i dilettanti, speriamo a forte fortuna anche voi nel ciclo cross. Beh sì, anche con Zolder. Thank you.
Nel tratto in contropendenza Cover osserva, sfrutta anche Uez, ha tolto gli occhiali, particolare per quello che può servire, no? È stato eloquente il gesto di Cover quando
si è avvicinato alla conclusione, all'inizio dell'ultimo giro, controlla cover ancora, continua a girarsi. Terza posizione, confermato Toneatti, dalla valle in quarta, ma è lì davanti che ci si gioca davvero la vittoria. È stato davanti Uet, poi c'è stato il cambio, è andato a dettare il ritmo con determinazione Leonardo Cover. Che ha vinto a Bolzano la quinta prova del 38esimo trofeo Triveneto di ciclocross. Vuole onorare la sua divisa, la divisa di chi organizza il ciclocross del Ponte, gli sportivi del Ponte. E sa benissimo che al suo fianco ora c'è un atleta che vuole vendere cara la sua pelle, Emanuele Uez, KTM Protec Dama, uno a fianco all'altro. Tratto veloce questo, è uno dei rettifili che vanno a contraddistinguere il ciclocross internazionale del Ponte. Dopo i rettifili ci sono queste secche curve insidiose, ora si scende alla bici per superare l'ostacolo artificiale, e via ancora in sella, Cover per primo, poi Uet per secondo, non cambia nulla, Uet sulla ruota di Cover, lo affianca ora in questo momento, come dire, eccomi qua, si stanno guardando i due. Qui non ci sono assolutamente tatticismi, sanno che è l'ultimo giro, sanno che bisogna cercare di capire dove si può e si deve attaccare per portare a casa il risultato. Nell'ordine sono transitati Cover, Uet, Toneatti, dalla valle, Pettutti, Pescarmona, Giolin, Del Lago, Pavan e Pollenberg. Ora Cover lascia Uet davanti, si ritorna nel breve tratto, nel secondo breve tratto d'asfalto per ritornare all'interno dei vigneti che contraddistinguono il ciclocross del Ponte. Uet, Cover sono al comando, uno a fianco all'altro, aumenta leggermente il vantaggio nei confronti di Toneatti, scivolata di Dalla Valle in questo momento, che mantiene comunque la quarta posizione. Poi Tommaso Bettuzzi. E Toneatti che deve difendere la terza posizione dall'attacco di Dalla Valle, di Tommaso Dalla Valle. Bene, il primo piano tra i due. Credo che tra poco tornando a portata di vista, Yeah.
stanno cominciando anche dalla parte di Toleranti. Toleranti che ritorna in terza posizione. Davvero finale, finale molto incerto. Sia per la prima, la seconda, sia per la terza posizione. Questo è il comando, cover! Una sua volta! Potrebbe essere un'immigrazione
Ciada, Irenia e Valentina ad avvicinarsi al palco premiazione. Grazie. Dopo che si concederemo con il protocollo di premiazione della Carignola, resterà possibile che sia dopo conclusa. Desidero invitare, invitate solo, la gara che avrete donne open alla partenza, grazie. Signore e signori, ci voglio proprio parlare di premiazione della gara Juniores maschile. Io sono consegnati dalle mani del commissario tecnico della nazionale italiana, ci sono Rossi, Paolo, Sotti, la maglia di leader del circuito Marta Rossas SSMB, sarà consegnata dalle mani di Maurizio Schiavon, titolare dell'azienda, questo è il bravo dell'azienda SSMP. Alla terzo posto, portavolori del J-Spike Team Puglia, Davide Toronati. Secondo classificato, KTM Protec Dama Emanuele Uez. Vince la 16ª edizione del Ciclocross del Ponte, portatori della società sportivi del Ponte. Ma un grande regalo personale, ma soprattutto lo farà la sua società.
subito Maurizio Schiavone a fare contare la maglia di leader della Master Cross SSMB a Leonardo Cover. I fiori sono delle mettate della fioreria curata di San Polo di Piave. E Leonardo Cover brinda in coppa con Pippi Colori, Ponte di Piave. Dopo il recente ciclocross del Monte, per quanto riguarda la gara Open 2016.